Siamo all'interrogazione 3581 presentata dal deputato Pastorino, che ha oggetto iniziative di competenza in ordine all'operatività della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi relativi all'energia rinnovabile da produrre entro il 2030. Il deputato Pastorino ha facoltà di illustrare la sua interrogazione. Prego, a lei la parola. Per il gruppo misto concorrente più Europa, onorevole Luca Pastorino. La Commissione Tecnica per i progetti del PNRR e del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il clima, dalla sua costituzione ad oggi, mostra evidenti gravi ritardi. Al 31 luglio 2023, quindi abbiamo aggiornato i dati a due giorni fa, le istanze protocollate relative alle sole iniziative fotovoltaiche in procedura di via statale sono 814, di cui solo il 2,7% conclusi in via definitiva, quindi solo 22 su 814. Fra questi rientrano anche i progetti per impianti superiori a 20 megawatt, impianti che produrranno energia a prezzo di mercato necessari per realizzare maggiore autonomia energetica e maggiore concorrenza a beneficio di cittadini e delle imprese. Il ritardo accumulato crea ovviamente un chiaro scoraggiamento tra gli operatori del mercato, che dirottano i propri investimenti. E, inoltre, dalla mala realizzazione e esercizio degli impianti rinnovabili sono da considerarsi di interesse pubblico prioritario, anche per il centrodestra, direi. Lo stallo quindi rappresenta un blocco degli investimenti e pesanti ricadute sul sistema Italia. Stime confindustriali prevedono 200.000 posti di lavoro mancati e ulteriori 30.000 in meno per i servizi connessi. In una risposta a una recente interrogazione del collega Rosato del 12 luglio, lei ha ammesso l'esistenza del problema elencando una serie di misure adottate che tuttavia, stanti i dati, ad oggi non hanno prodotto la necessaria accelerazione. Quindi la domanda è se intende valutare un intervento sulla capacità Grazie. Della Commissione, non solo in termini di implementazione ma anche di sveltimento delle procedure. Ringrazio il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin, ha facoltà di rispondere. Prego. Grazie Presidente, un grazie all'interrogante. Con riferimento al quesito posto, si evidenzia che nel contesto internazionale dettato dalla crisi energetica, che ha accelerato i processi di transizione, il ruolo della Commissione PNRR-PNIEC è incrementato notevolmente ed ha riguardato ambiti che vanno oltre il settore energetico. Basti pensare alle procedure abbreviate con tempi contingentati e improrogabili per la valutazione di opere riguardanti il Giubileo o le Olimpiadi di Milano Cortina. Il notevole incremento delle istanze totali pervenute al Ministero, che vanno dalle 286 pervenute nel 2017 alle 1354 dello scorso anno, hanno imposto una riflessione sulla composizione delle commissioni tecniche di valutazione, a tal punto che si è deciso di incrementare le professionalità a disposizione della commissione PNRR-PNIEC, insediatosi il 18 gennaio 2022, con 20 commissari, divenuto progressivamente 44 e che raggiungeranno le 70 unità previste per legge. È evidente che il solo incremento del numero delle professionalità non è sufficiente a garantire un miglioramento della performance della Commissione, il cui lavoro è stato spesso rallentato dalle costanti anche modifiche normative seguitesi in materia di procedimenti. Si pensa alla famosa sospensione delle procedure di VIA per la preventiva verifica preliminare dell'interesse archeologico, poi modificato con il DL 13/2023. Di conseguenza, un quadro normativo più stabile che tenga conto di una programmazione a monte nello sviluppo delle energie rinnovabili faciliterebbe anche il ruolo della Commissione. Per questo lo scenario designato dal PNIEC, insieme all'individuazione delle aree idonee da parte delle regioni, con tutte le facilitazioni progettuali che ne conseguono, la predisposizione di procedimenti unici semplificati statali, sono tutte leve sulle quali agire per consentire alla Commissione di innalzare i ritmi di approvazione dei progetti e per consentire il rispetto ai targeti europei. Aggiungo verbalmente che anche la struttura di Ministero che deve analizzare le pratiche a fianco della Commissione ha ancora la struttura di 30 persone che era quella di 4 anni fa e si sta procedendo naturalmente con i relativi concorsi per integrarla, perché naturalmente era tarata su un numero di istanze che era un decimo, anzi meno di un decimo di quelle attuali. Grazie. Incrementato oltre il settore energetico, grazie, la Commissione PNRR-PNIEC, Piano di Energia e Clima, ha detto il Ministro Pichetto Frattin, ma le norme hanno più volte... Il
senso di questa interrogazione è appunto proprio quello di stimolare, diciamo, no, la risoluzione del problema. Io mi rendo anche perfettamente conto che il collega Rosato ha posto più o meno lo stesso quesito il 12 luglio, oggi siamo al 2 agosto e non è che i numeri possano essere tanto cambiati, tant'è vero che alcuni elementi della risposta che ha dato Rosato li ha dati anche a me e a noi oggi, però quindi la percezione del problema mi pare sia, diciamo, del tutto evidente. È vero anche che gli operatori del mercato sono cresciuti, quindi c'è l'esigenza però di aggredirlo questo problema in un settore assolutamente strategico. Noi abbiamo anche alcune proposte di riforma che ci hanno anche portato gli operatori, per esempio appunto rafforzare ulteriormente la struttura della commissione tecnica, completare magari il prima possibile il quadro normativo relativo alle aree idonee, che è stato già affrontato. Il tema poi di fondo è che molto spesso le normative nazionali non si parlano con le normative regionali o comunali, per essere chiari. E revisionare il DPCM che, per dire, ha introdotto la nuova procedura della verifica archeologica preventiva, rendendo tale verifica come endo procedimento dell'iter di via. Prevedere l'avvio delle attività di cantiere post autorizzazione, che il titolo di concessione possa essere dato ex post anche dopo la realizzazione dei lavori a fronte del titolo autorizzativo già acquisito. Armonizzare la normativa inerente alla VPE, e quindi quella relativa all'esproprio, estendendola anche al fotovoltaico, così come avviene per le altre tecnologie FR, ai sensi del decreto legislativo 387 del 2003, in quanto fotovoltaico è riconosciuto in pubblica utilità come le altre FR. E poi evidentemente occorre maggiore coordinamento anche tra i gestori di reti. Quindi io non so se sarò l'ultimo a porre il tema, magari lo faremo con una cadenza un po' più, diciamo, diluita nel tempo, ma è del tutto evidente che occorre agire e anche in fretta, non solo per gli obiettivi che abbiamo, ma anche per dei numeri che impattano sia sull'occupazione, sia anche sulle potenzialità delle imprese, ma anche sui benefici che possono ricadere sulle famiglie e sugli utenti. Grazie. Grazie a lei, deputato Bassolino.